Quel momento in cui ti accorgi che il video da 6 minuti e mezzo che stavi facendo e non avevi il microfono acceso, lo devi ricominciare. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Oggi vi parlo di capitalizzazione aziendale, cosa fare con col vostro profitto, se tenervelo, se staccarvi dei dividendi, come capitalizzare l'azienda, quando, come e perché, e ne parliamo dopo la sigla, che non c'è. Allora signori, benvenuti in questo video. Se sentite un po' di rumore, ci sono i tagliaerba fuori di gente che mi taglia, penso che sia il mio giardino a giudicare dal rumore. Il microfono non dovrebbe registrarlo, ma non vi preoccupate, non sta succedendo niente di strano, ci sono solo i giardinieri. Allora, la domanda che mi viene, ci viene fatta come Big Luca International è la seguente. Io sono un piccolo imprenditore, sono un libero professionista, sono magari un libero professionista che vuole fare il salto da essere libero professionista a piccolo imprenditore, quindi avere una realtà più organizzata, più delegata, avere una leva in qualche modo. Cosa ne faccio e come gestisco la cassa? Okay, quindi ho messo su una realtà aziendale, magari piccola, sta entrando del cash flow, questi soldi come li gestisco? Perché c'è molta confusione, che c'è chi ti dice per i primi 5 anni mai assolutamente nessun profitto neanche aziendale, tutto deve essere reinvestito continuamente come dei pazzi. A volte sentono me che in qualche modo suggerisco addirittura di staccarsi dei dividendi personali e quindi mi dicono dove sta la verità e mi è stato chiesto di chiarire questo punto. Perfetto, facciamolo. Allora, prima di tutto bisogna stabilire come piccoli imprenditori, liberi professionisti, un obiettivo. Perché se non c'è un obiettivo, io non vi posso dire come gestire il denaro, perché il denaro viene gestito in funzione di quello che è l'obiettivo. Ovvero sia, se l'obiettivo è bruciare soldi, il fatto di avere dei soldi è sbagliato, perché dovreste prelevarli in banca contanti, dar fuoco, guardare, fare un video, perché qual è il vostro obiettivo? Potrebbe esserlo, ok? Quindi l'obiettivo è molto importante. È molto importante non confondere gli obiettivi, che adesso dico quali sono, quali dovrebbero essere dei piccoli imprenditori, dei liberi professionisti, con i massimi sistemi della Apple, Netflix, Tesla, perché a volte sento dei discorsi che sinceramente mi disturbano. Il problema è che i vari, per esempio, libri universitari o anche alcuni formatori si rifanno anche giustamente a volte a realtà conosciute e grandi, perché sono più studiabili, per poi andare in desunzione di cosa voi dovreste farci. Visto che la Apple fa questo, allora è ragionevole pensare, no, non lo è. Ok, quindi lasciamo stare la Apple, Netflix, la Microsoft, tutte quelle realtà inesistenti a livello economico. Non esistono, cioè non fanno parte della vostra realtà. Il fatto che Apple abbia 300 miliardi di cash nelle loro banche è inesistente per voi. Potremmo dire 30 miliardi, non vi farebbe una differenza. Stiamo parlando di cifre folli con aziende folli che voi non avete. Quindi è assolutamente irrilevante. Ok, sarebbe come dire che voi dovete guidare, imparare a guidare una macchina, no? Cominciate con un appunto e dite sì, ma se mi capita sotto mano una Lamborghini, ma non ti capita, cioè quando ti capiterà vedrai, insomma, nella normalità non si guidano le Lamborghini, va bene? Perfetto. Quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo delle persone a cui si rivolge la nostra azienda, la mia azienda, la Big Luca International Consulting, è di incrementare il proprio livello di ricchezza e avere più soldi. Soldi veri, ok? Questo si traduce in una liquidità sui conti correnti, perché questa liquidità sui conti correnti può essere poi reinvestita in altri investimenti a lungo termine o comunque può dare quella tranquillità, quella ricchezza necessaria per vivere bene, divertirsi, donare e avere peace of mind. Ora, questo è molto importante. L'obiettivo della vostra azienda, del vostro lavoro, è quello di aumentare le vostre risorse liquide. Ok? Perché questa cosa qua? Innanzitutto c'è un aspetto mentale assolutamente non opinabile, quindi qui non siamo nel settore delle opinioni, ma siamo nel settore dei fatti. Avere un'alta liquidità e un ampio polmone e aziendale e personale hanno tutta una serie di benefici mentali che solo chi ha un'ampia liquidità in banca può comprendere e confermare. Un'azienda che ha perennemente il conto a zero è un'azienda che cammina sulle uova, ok? Come quando voi state per finire la benzina. Che cosa fate in macchina? State sulla destra,
a cercare un benzinaio e non state neanche più nella vostra corsia, avete il piede dosato sull'acceleratore, siete terrorizzati, cioè, dai che ci arriviamo, e lì cominciate a dire, cioè, ce la farò, dai che sto finendo la benzina. Non è un modo ovviamente sano di andare in macchina, penso che questo sia abbastanza ovvio, ok? Provate la sensazione che state finendo la benzina e vi accorgete di come siete preoccupati, non ha nessun tipo di vantaggio. Avere invece delle ampie, poi ampie bisogna vedere che cosa vuol dire, ripeto, noi non miriamo con quello che facciamo a 300 miliardi di cash, nel momento in cui avrete 300 miliardi di cash io sarò contentissimo per voi, bisogna poi anche dire che insomma nella normalità dei fatti non si hanno 300 miliardi di cash e neanche servono 300 miliardi, no? Una volta che uno ha qualche decina di milioni si può anche fermare lì e non servono, per vivere bene magari serve anche meno di questo. Allora, la capitalizzazione aziendale, i soldi, il cuscinetto liquido. Il mio consiglio è, l'obiettivo è assolutamente di avere un conto bancario nutrito, perché diventerete più coraggiosi, perché finalmente potrete gestire la vostra azienda non con la disperazione, perché se avete il conto a zero dovrete buttare, portare dei prodotti a mercato che magari non sono buoni, non siete pronti, non avete l'infrastruttura, dovrete prendere ordini e vendere prodotti e servizi per i quali non siete pronti, per esempio, e quindi farete dei casini. Perché? Perché l'azienda sta morendo e quindi dovete far entrare dei soldi in cassa, dormirete preoccupati, accetterete per esempio di prendere il primo collaboratore che passa perché vi serve un collaboratore, perché ci sono delle robe da fare, perché i soldi devono entrare, mamma mia, e quindi assumerete male. Non c'è nessun vantaggio avere una cassa vuota. Alcune persone dicono sì, in realtà non lo dicono, ma nei fatti è quello che fanno, svuotano la cassa alla fine di ogni anno per pagare poche tasse. Questa è veramente un paradigma, ragazzi, veramente veramente balordo. Esiste solo nei paesi dove si pagano le tasse, ovviamente. Chi è in paesi dove non si pagano, come il sottoscritto, capisce la boiata di una cosa del genere, e cioè del vantarsi di pagare poche tasse. Tu paghi poche tasse perché hai fatto poco profitto. Ma l'obiettivo non è diminuire le tasse, quindi diminuire il profitto, l'obiettivo sarebbe quello di alzare tantissimo il profitto. Bene, quindi bisogna, soprattutto con i primi soldi che entrano, non reinvestirli tutti e tornare perennemente a zero. Ora a volte sarà necessario, soprattutto all'inizio. Se la cosa è necessaria, se dovete per forza fare questo investimento, se no il vostro business muore, dovete spendere tutta la cassa, a me può anche andare bene. Ma non appena si crea quella che io chiamiamo la disproporzione tra entrate e uscite, è quel cuscinetto che rimane, quella plusvalenza, quel cazzo che lo volete chiamare, questo introito monetario deve essere necessariamente messo sul conto corrente aziendale sotto un altro conto, meglio se in un'altra banca, cioè dovete continuare a creare una valvola di sfogo, no? Ok? Un salvagente. Perché? Perché altrimenti si inanellano tutti i problemi che vi ho detto prima. Quindi entrano 1000, quale percentuale? Questo dipende anche che margini avete, non per niente in realtà un piccolo imprenditore, un libero professionista non può sopravvivere con i margini bassi, perché voi capite immediatamente il problema. Là ci sono i costi, le tasse, le cose, se in più vi dico anche di risparmiare tanto, da dove li fate saltare fuori? Questo vi darà la spinta per andare a guadagnare con margini più alti, ma non è questo il video. Il consiglio che ho dato io in vari video, ok, e che noi promuoviamo come Big Luca International, è quello dei doppi conti, è quello dei conti separati, ovvero sia dovete avere un conto per il circolante, va bene, quindi il vostro conto aziendale nella banca X, e dovete aprire un conto risparmio alla banca Y del quale non avete il bancomat. Sarebbe bene non avere neanche l'home banking per questo conto, parlate con la banca e dite è un conto deposito, io non voglio neanche l'accesso online. E sarebbe addirittura meglio, qualche banca mi risulta offra questa feature, questa cosa, nel momento in cui entrano 1000 euro nel conto aziendale, una percentuale di almeno il 10% deve essere trasferita immediatamente al vostro conto risparmio. Quindi voi ne vedete solo 900. 100 sono andati in questo conto intoccabili che incrementa la pila di cash. Se voi non fate questa cosa, ok, avrete perennemente il conto a zero. E quindi che cosa fate impresa a fare?
è ora di finirla di dare messaggi, tipo no, perché i veri imprenditori reinvestono tutto. Ragazzi, spiacente, i veri imprenditori hanno ampie riserve di cash, quindi qualcuno mi ha detto qualche cavolata. Il vero imprenditore non è quello che ha la cassa a zero e paga 20.000 euro all'anno di tasse perché è furbo ed è sempre strozzato così. Non è quella roba lì. Quindi dovete assolutamente, cosa fare con il capitale che vi arriva all'inizio? Dovete cominciare, non appena potete, a far sparire un po' di questi soldi su un altro conto che non toccate e sarete assolutamente abbacinati dai risultati. Non è una teoria, è pratica. Chiunque abbia seguito questo consiglio, anche personalmente, di avere un conto, cosiddetto conto pila, ok, dove voi fate sparire dei soldi, ok, senza toccarli, senza vederli a intervalli regolari. Se avete una banca, non sono tante, però alcune ci sono, che supportano la funzione della percentuale, quindi proprio si può dire alla banca, per ogni bonifico che mi arriva in ingresso, una percentuale storna me la metti su un altro conto. Questa è la cosa più bella che vi possa capitare. E vale la pena, peraltro, cambiare banca. Cioè, se la vostra banca non ce l'ha, ma sapete di un'altra banca che ha questa funzione, chiudete il conto nella vostra banca e usate la banca che avete adesso come conto pila, andate nell'altra come conto circolante. Il conto dove ricevete e fate i bonifici, quello movimentato, dove magari anche accesso alla vostra segretaria per inserire pagamenti eccetera, è il conto del circolante. Ricevo bonifico, faccio il pagamento, il banco mi ha agganciato a questo conto, lo usiamo per pagare l'autorisponditore, lo usiamo per pagare così. Quello non è il conto nel quale si risparmia, perché se tenete il vostro liquido nel conto che usate, quei soldi lì li spendete. Lo so che potreste non essere d'accordo, però purtroppo avete torto. Provatelo, tanto non costa niente per un altro conto, sta 2 euro al mese. Ok, fatelo, va bene? Quindi, la priorità all'inizio non è di reinvestire tutto. Perché? C'è chi dice, c'è questa 5 anni, ragazzi, ma voi sapete quanti sono 5 anni? Se continuate a svuotarvi ogni mese, basta semplicemente un mese sbagliato perché voi andiate a gambe all'aria, che poi è anche uno dei motivi per i quali le aziende falliscono entro 5 anni, che dopo un po' che non hanno cash, hanno linee di credito aperte e fideiussioni, dopo un po' è finita la festa, va bene? Quindi non potete continuare a reinvestire tutto, è falso. Vi capita il Covid per 3 mesi, non avete cuscinetto liquido, siete fottuti, ok? Ragionerete in un modo completamente diverso quando avete questo cuscinetto, e questo cuscinetto va coltivato, alimentato, protetto e gestito. Quindi è assolutamente sbagliato reinvestire tutto quello che avete. Voi potete reinvestire tutto quello che avete dopo una certa percentuale. E qui arriviamo a un altro concetto molto importante, che è il concetto di pay yourself first. Pay yourself first non vuol dire staccati un dividendo e fai morire l'azienda, ok? È una cosa che a volte viene suggerita, in Italia è assurda, basterebbe una rapida consultazione a qualunque libro di finanza personale un minimo serio. Pay yourself first vuol dire risparmia prima di spendere, ok? Chi sa l'inglese dice no, vuol dire pagati per primo, certamente. Cosa vuol dire pagati per primo con un'entità aziendale? Prima paghi l'azienda e poi paghi tutti gli altri. Questo cosa vuol dire? Prima l'azienda si trattiene dei soldi per lei, risparmia. L'azienda si paga, ovviamente. Cosa vuol dire? L'azienda non bonifica fuori tutto quello che ha. Questa è l'azienda che si paga, ovviamente, ok? Quando la Big Luca si paga vuol dire che si è... ha ricevuto 100.000, se ne tiene 20 e poi tutto il resto viene pagato. Ma prima storno quel 20 dal 100. Non l'azienda paga tutti, investe, spende e poi l'imprenditore dice quanto è rimasto? Zero. Ah, l'azienda è senza soldi. No, si fa esattamente il contrario. Questo non è opinabile, ok? Tutte le persone ricche e anche le persone più ricche che io conosca pagano loro stessi per primi. Cioè, hanno un profitto, un po' se lo tengono per loro e poi sistemano il resto. Nel momento in cui voi non avete, per esempio, i conti separati o continuate a reinvestire tutto, state violando questo principio. Ed è un principio, essendo giusto, che è molto molto sbagliato cercare di non farlo. Alcune persone pensano che le regole della ricchezza non si applichino a loro. Dicono, sì, no, ma il concetto di pay yourself first per i bambini... No, ragazzi, per quelli che poi diventano ricchi. Ok? Quindi, prima... c'è il risparmio aziendale, poi c'è la spesa o il reinvestimento aziendale. Altrimenti, specie se siete motivati da un commercialista cretino, dice, ma tu spendi tutto, così porti l'azienda a zero e paghi poche tasse, no? L'obiettivo è diventato pagare poche tasse.
E si vantano. Ah, perché se io ho pagato poche tasse, scemo, mi hai appena detto che non ti ho aumentato il conto in banca. E come fai a esserti aumentato? Hello? Però sono in uno stato, già, quindi già la situazione non aiuta. Se poi la aiutiamo facendo delle cavolate, la cosa non va bene. Quindi, entrano 1000 euro, fate questa roba qua, ascoltatemi. Tanto, se non funziona, potete ritornare a fare quello che state facendo adesso. Non costa niente, ok? Prendete una percentuale di quello che vi entra e risparmiatelo. E aumentate quella liquidità. Ragionerete in un modo completamente diverso ed è quello che vi farà e vi permetterà di poter fare il culo alla competizione. Io leggo delle cose a volte veramente, ragazzi, la macchina, il sistema, l'ecosistema che vi permette di sovraspendere la competizione, sui soldi, cioè, senza i soldi non sovraspendete nessuno. Ripeto, sono, dovrebbero essere cose ovvie, però mi rendo conto che non lo siano. Poi abbiate 1, 2, 3, 4 milioni nel conto bancario, poi vedrete come ve la sentite galla. Gli altri reinvestono tutto e voi sapete che li ammazzate. Dice, guarda, sta buono per favore, perché so che tu c'hai 10k in banca. Io ho 1,2 milioni, se per sbaglio fai il cretino, io ti alzo l'ad spend di un mese, o quello che è, e ti posso sbattere fuori dal mercato. Ma si fa coi soldi, non con le teorie, non con le tasse. Io ho mai sentito dire, guarda, ho tante quote di mercato perché pago poche tasse. Cioè, vedete come certe frasi non vengono poi fuori nelle conversazioni, perché non esistono. Ok? Questa è l'azienda. In ultima analisi, ed è una cosa in realtà che va fatta, non appena potete anche quella, è un discorso molto spinoso, soprattutto in Italia, che è quello dello staccarsi i dividendi personali. È una cosa che non fa praticamente nessuno. Quando gli imprenditori dicono io ho X soldi, in realtà non ce li hanno, sono dentro l'azienda. Allora, se è vero, seguite questo mio piccolo ragionamento impertinente, se è vero che noi apriamo un'azienda in Italia, un SRL, a Dubai o fuori nei paesi anglofoni è una LTD o una Limited, ma in America è un LLC, a Singapore è una PTE, ma è uguale, ok? Se è vero che noi apriamo un'entità legale separata da noi, che quindi non siamo noi, e facciamo business da quell'entità anche per proteggerci in caso di fallimenti, debitori, creditori, cioè teniamo la nostra economia, la mia economia è slegata dall'economia della Big Luca, che è slegata dall'economia di una potenziale holding finanziaria o immobiliare, ok, che investe i soldi, quindi ci sono delle entità separate. Allora voi mi dovete spiegare perché il liquido detenuto in questa entità separata però è vostro. Se no, perché l'azienda è mia, sì che è tua, ma quel liquido è dedicato alle spese, alle cose aziendali. Non lo puoi usare per i tuoi porci comodi, non sono tuoi. Sono tuoi quando ci paghi, nel caso dell'Italia, sopra le tasse. Ci sono paesi che non tassano i dividendi, Dubai non tassa niente, paesi come Hong Kong, anche Singapore per esempio, non vorrei dire la Svizzera, adesso non mi ricordo, ma comunque ci siamo capiti, cioè dove quando voi dite ok, in azienda c'è, ci sono 500.000, voglio staccarmi 50.000 euro, questi 50.000 euro fanno ingresso nel vostro conto corrente personale, da lì sono vostri. Ora, questa cosa è problematica, ripeto, spiegarla in Italia, perché in Italia, come anche altri paesi, ha una doppia tassazione, cioè vi tassano l'azienda e vi tassano il dividendo. Allora, la persona stupida che cosa dice? Perché l'italiano è sempre convinto di essere più furbo degli altri. Ah, ma io mica mi faccio fregare, io sono furbo, io e automaticamente sono furbo. Lascio tutti i soldi nell'azienda, intesto i miei giochini e tutto quello che voglio comprare per me, la metto in capo all'azienda, così riduco il profitto, pago poche tasse e mi godo anche le cose che mi sarei dovuto comprare personalmente. Questa cosa qua va benissimo, se non fosse che il liquido è sparito, perché per pagare poche tasse bisogna aver fatto poco profitto e il profitto si traduce in soldi liquidi. Voi non avete soldi liquidi perché non ve li siete staccati, perché avete messo le cose in capo all'azienda, e quando l'azienda va un pelino male, non solo, quando per sbaglio qualcuno magari vi guarda meglio i libri contabili e comincia a dire, scusi, ma la casa al mare è un ufficio? Sì, perché riceve... Ah, ma come fanno a scoprirlo? Allora, se la mentalità è come fanno a scoprirlo, e quindi praticamente sono già illeciti, organizzatevi per fare degli illeciti che almeno portino il liquido fuori. Sto scherzando, non l'ho detto, però capite la battuta. Cioè, siccome tanto dobbiamo fare le cavolate, anche fatturiamo alla panamense, spostiamo i soldi fuori, che non vi sto dicendo di fare. Il mio consiglio è di fare tutto drammaticamente, legalmente, o delocalizzare, se non volete pagare le tasse, in un paradiso fiscale, veramente, non far finta che vivete lì,
ok, io risiedo stabilmente a Dubai, questa è la mia, in affitto, vabbè, no, ok, la mia azienda è aperta qua, il conto corrente è aperto qua, il CEO è a Dubai, ho un abbonamento alla luce, sono qua da anni, eccetera, quindi dovete risiedere stabilmente fuori. E queste sono cose importanti. Quindi perché staccarsi dei soldi personalmente? Beh, in teoria la risposta è semplice, perché se no siete senza soldi, che è il ragionamento di prima. È molto difficile condurre un'azienda dove, quando voi non avete soldi personalmente, ok? E quando la vostra azienda non è più un'azienda che dovrebbe essere un'entità che serve all'imprenditore per fare del profitto, nel momento in cui non genera profitto e va male, l'azienda deve essere liquidata e chiusa, perché che c'è sta a fa? Non serve più un mercato, oppure lo serve ma in perdita, e quindi non si può servire un mercato in perdita e quindi va chiusa. Beh, non si può fare se quell'azienda è il vostro salvadanaio. E quindi continuerete a fare delle attività assolutamente disperate per tentare di non chiudere una cosa cui è intestata la casa che avete adesso, per esempio, va bene? Se invece voi avete soldi personalmente, nel momento di un potenziale fallimento, durante il Covid, no? Che è una merda che puzza, siamo tutti affetti dal Covid a livello economico, eh? Chi dice no, ma la mia azienda, eccoci qua, sto dicendo, c'è chi dice no, ma la mia azienda ha fatturato di più. Sì, è perché non eri a pieno regime prima, ma comunque lasciamo perdere. Però c'è una differenza tra il dire io ho 1 milione in banca, nella mia banca, l'azienda va male, per quanto sia lacerante, va bene, la lascio andare, la chiudo, ma non muoio di fame. Ho qualche anno per ricostruire, a seconda del tenore di vita, con 1 milione potreste anche campare tutta la vita. Se campate con 1.000 euro al mese, va bene, ok? Però ci siamo capiti, 1 milione o 300.000 o 500.000 o 150.000 o 3 milioni, ci siamo, cioè un pool liquido, ok? Potete, avete il tempo di ricostruirvi. Se invece voi siete a zero e le casse sono a zero aziendale, dovete continuare a tirare avanti la baracca, perché altrimenti morite di fame. Voi pensate di poter fare la roba seriamente? Non si può fare. Quindi dovete trovare il modo, as you go, magari non sempre, con tutte le agevolazioni e gli escamotage che volete, se dovete adottarli, si sta parlando di legalità, prendere una parte del profitto di quel conto aziendale, su cui avete già pagato le tasse aziendali, che ovviamente si configura profitto, e staccarvi un po' di soldi personalmente. Non c'è nessuna virtù e nessuna intelligenza avere i conti a secco personali. Voi dite, minchia, se mi fallisce l'azienda, che magari genera un cash flow, che mi paga uno stile di vita da 20.000 euro, perché dreno il profitto aziendale tutti i mesi con la barca e la casa al mare, che poi questa è la realtà, quando voi vedete persone che in realtà sono completamente senza soldi, che hanno 3 SUV. Ti dici, ma questi 3 SUV, da dove li hai fatti saltare fuori? Ci capiamo? Ok? E quando l'azienda si ferma, passate da 20.000 euro al mese, perché drenavate il profitto aziendale perché c'era, e magari avete 12.000 euro nella vostra banca che vi bastano per metà mese, che poi è finita. È chiaro che non vada bene, quindi dovete costruire una ricchezza e una sicurezza personale, che se l'azienda va a ramengo, io sono a posto. Non solo, ma non potete neanche gustare i frutti del proprio lavoro. Altrimenti, io ho diversi studenti che sono in Italia, che guadagnano anche molto bene, qualche milione all'anno, che hanno una discreta liquidità nei conti correnti, chi 500.000, chi 800.000, chi ha 1.600.000, chi ha 1.200.000, quindi liquidità importanti, centinaia e centinaia di migliaia di euro, e talvolta addirittura, perché sono stati molto bravi, perché servono molto bene il mercato, hanno accumulato qualche milione di euro in banca, che insomma non è poco, e qui non possono accedere. Dicono, guarda, io ogni mattina mi alzo, faccio il saldo bancario, vedo 1.113.000, mi compiaccio e poi dico, bello, sti cazzi, che ci faccio? Perché o spendete, investite questo milione, questi 200.000, questi 20.000 potrebbero essere, per dei costi degli investimenti aziendali, il problema è che talvolta diventano inutili, cioè li devo spendere perché sennò me li tassano, oppure siccome ce li ho lì, sì, tanto che voglio una Ferrari, vabbè, la Ferrari posso dire che è per l'azienda perché io incontro i clienti. Capite come è un ragionamento forzoso e forzato? E non solo, se voi volete comprare un Rolex, ok, e non potete,
perché avete la carta aziendale, la Rolex cos'è? Spesa aziendale, cioè è tutto molto ingessato. Servono 30.000 euro a vostra mamma, che cosa fate? La fattura consulenza? Avete tutto questo bel liquido e non lo potete usare, al che mi tassano, ok? Non ho scelto io di fare imprese in Italia, fatevelo tassare, ma fate transitare un po' di soldi a voi. Qual è il ratio? Ora la risposta è sempre dipende, cioè se avete 1 milione di euro nel conto aziendale, quanti ne lasciate nell'azienda e quanti ve ne staccate per voi? Alcune regole. Sarebbe carino, questo è possibile farlo, mi rendo conto, o a livelli estremamente grandi o a livelli piccoli, avere 10-12 mesi di costi aziendali nelle casse aziendali, ok? Ovviamente questa cosa è un problema, perché se voi avete un'azienda i quali costi sono 1 milione al mese, dovreste tenere 12 milioni nel conto aziendale. 12 milioni magari fate un po' fatica ad averli, allora magari avete solo 2, 3, 4 mesi di vita e mi sta bene. È anche uno dei motivi per cui non conviene alzare troppi costi aziendali per raggiungere un obiettivo lordo, dove in realtà è tutto un casino perché non c'è margine netto e quindi non c'è liquidità sui conti per poi pagare questi corsi che producono tanto netto e che abbassa i margini. Non è una cosa particolarmente intelligente a livello di liquidità, potrebbe esserlo in termini di ego, di exit, far vedere un volume d'affari assurdo, ma lasciamo perdere. Sarebbe carino lasciare nelle casse aziendali 10-12 mesi più qualcosa, il resto staccarselo, dipende anche dal cash flow che avete. Se avete un'azienda che genera cash flow ogni mese, potete essere più generosi nel drenare questo profitto verso di voi. Questo discorso vi cambierà completamente la vita. So che è una cosa che probabilmente non avete mai sentito, sentite poco spesso, perché parlare con i vari ciarlatani, perché di questo si tratta, ragazzi, cioè sono dei pirla che vi dicono no, ma lascia le robe in azienda, no, ma perché ci sono i modi per non pagare. Le ho sentite tutte, la realtà ve la dico io qual è che innanzitutto chi fa questi ragionamenti è senza soldi o senza soldi per la maggior parte del tempo, perché poi bisogna chiudere a zero, bisogna ammazzare il profitto, ne ho sentite di ogni. Se siete in Italia avete l'argomento tasse, ok? Lo so che purtroppo non ci sono workaround, ok? Se ci sono, sono cose fortemente elusive e quasi sempre in realtà evasive, e non sto facendo giudizi, non sto passando giudizi morali, semplicemente dovete essere consci di questo. Quando qualcuno vi dice che ci sono i metodi per stare in Italia senza pagare le tasse, si parla di evasione fiscale, nessuno ha la bacchetta, non c'è il trucco che c'è una voce del bilancio, della dichiarazione dei redditi che voi non sapete, dove se fate la spunta immediatamente il vostro reddito è esente tasse. Guardate che non c'è per nessuno, gli escamotage sono sempre gli stessi. Fai un holding in Italia, così tutto il bel profitto sta in un holding e tu guardi l'holding e dici, ah, un holding, guarda il saldo, bello, non serve, all'atto pratico non serve, ah, ma poi li puoi investire, sì, ma io sono senza soldi, cioè, se succede qualcosa domani, con che cazzo lo pago lo stile di vita? Questi sono i problemi, con che soldi la faccio la spesa? Un'altra cosa, ragazzi, è che voi siete già liberi, avete già 20 milioni e allora l'azienda la potete usare come un salvadanaio, oppure va sempre in perdita, oppure va sempre in... ma fa niente, cioè avete già 20 milioni sul vostro conto, se va a fare in culo, va a fare in culo, cioè sono cose diverse. O la usate per investire in borsa o negli immobili, ma sono situazioni diverse. Quindi in Italia ci sono le tasse. L'obiettivo non è quello di pagare poche tasse, è di incrementare i vostri conti correnti. Dovete capirla. Non c'è nulla di furbo nell'avere un conto corrente aziendale che è a zero tutti gli anni, dove voi sperate che i soldi rientrino. Io ne conosco tantissimi, cioè, no, poi l'anno lo chiudo a zero e poi il mese dopo, due mesi dopo entrano i nuovi ordini. Speriamo. Cioè, non è un modo sano, secondo me, di accumulare ricchezza e fare impresa. Però de gustibus. E staccarsi dei dividendi personali. Ora, ovviamente, il primo anno magari non lo potete fare perché siete tiratissimi tra il risparmio che state facendo aziendale e il reinvestimento per far crescere l'azienda, perché l'azienda deve crescere, ha bisogno di mangiare e mangia soldi, non potete prendere un dividendo personale. Ma anche qui siamo nel criterio della ragionevolezza. Ovviamente, il primo anno, i primi due anni magari non vi staccate niente. Occhio che uno o due anni sono tanti, eh? Un altro risvolto psicologico che mi permetto di comunicarvi è la frustrazione. Io conosco moltissimi imprenditori che fanno a livello di volume d'affari tanti soldi,
ma che in realtà non gli rimane attaccato niente. Ed è molto frustrante avere un sacco di pensieri, di stress, di cazzi, mica cazzi, di staff, di uffici, di rappresentanti in altri paesi, di giri strani, eccetera, e poi alla fine non vi rimane niente. E questo anche genera burnout, che dopo un po', ragazzi, lavorate come delle bestie per vedere il conto corrente a zero, vi innervosisce la cosa. Perciò abbiate questa abitudine di risparmiare dei soldi ogni mese. Ora, l'argomento, il counter argument è questo: ma Big, io già non ce la faccio a pagare le robe, così come faccio? No, non capite, ce la farete lo stesso. Provate! Se vi imponessero una tassa da domani, bestemmiereste e poi lo fareste lo stesso, perciò quel 10%, se potete quel 20%, alcuni miei studenti riescono a risparmiare il 90%, sono casi, non è la norma, va bene, cerchiamo di arrivarci nel conto aziendale, lì ci pagherete delle tasse, aumentate la pila, il liquido, è il liquido che vi fa respirare. Quando ce ne sarà abbastanza, progressivamente, estraete del profitto dall'azienda verso di voi. Non fatevi, ragazzi, fidatevi di me, convincere da nessuno al mondo che il vero imprenditore sia quello che ha perennemente il conto personale a zero e che ha l'azienda che abbatte il profitto, e c'è sempre questo tourbillon dove ci sono i SUV e le cose intestate all'azienda. L'imprenditore lavora come una bestia 16 ore al giorno perché deve far entrare degli ordini, perché sennò il tribunale gli riprende il SUV. Cioè non è quella roba lì, ok? Semplicemente non lo è. Purtroppo non è così. State alla larga da imprenditori che si vantano di non fare soldi. Questa è la malattia, per esempio, che abbiamo in Italia. Oh, io 10 anni che chiudo a zero. Minchia, cosa succede? Va bene? Ripeto, non sto parlando di drenare. Io sto parlando esattamente dello... Perché poi, questa è una cosa un po' strana. Gli stessi imprenditori che ti dicono, loro sono veri imprenditori perché reinvestono tutto per far crescere l'azienda, perché la visione aziendale, sono gli stessi che drenano per forza le casse aziendali per le spese personali, perché non hanno soldi personali, perché non si staccano dividendi, al massimo qualche compenso che non basta a sostenere lo stile di vita di colui che ha l'azienda da 10, 20, 30 milioni e quindi deve andare in giro col bel SUV, ma in realtà, siccome ha un cazzo di margine netto dello 0.000%, in realtà non se lo potrebbe permettere. Quindi sono i primi che drenano i profitti aziendali, non gli altri. Se tu devi chiudere a zero e ti aiuti intestando il Ferrari all'azienda che non avresti comprato, però comunque dai, un po' ci sta perché mi faccio un culo, sei tu che stai usando l'azienda per drenare tutto, non che si è staccato il suo dividendo matematicamente congruente col conto aziendale, magari non il primo anno, e con quei soldi si paga lo stile di vita personale, perché sennò poi non capiamo più. Sono dei messaggi sbagliati in questa industria, va bene? Quindi la capitalizzazione va bene, facciamo entrare dei soldi, risparmiamo, aumentiamo la pila aziendale, non reinvestire completamente tutto e riscoprirsi ogni volta. E ogni volta accumuliamo di più, ci riscopriamo di più, ci accumuliamo di più, rispendiamo tutto quello che abbiamo. Ci svuotiamo e ci riempiamo, ci svuotiamo e ci riempiamo, ci svuotiamo, Covid. Ok? Abbiate sempre un ampio cuscinetto, un ampio margine. Io spero che questo video vi aiuti. Io sono Big Luca. Se vi interessano i nostri percorsi sull'online marketing, eccetera, 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 il nostro corso, dobbiamo dire, è Online Marketing per Mentecatti 2.0, www.onlinemarketingpermentecatti.com. Chiamate se siete imprenditori, liberi, professionisti, volete aiuto e volete far più soldi, margini più alti nel modo giusto, eccetera, chiamate l'800 303 666, 24 ore funziona questo numero ed è gratis. Arrivederci.